Un giorno Dio si arrabbiò e fece a pezzi il mondo. Inizio scoppiettante! Per la puntata di oggi vi parlo di Fidanzati dell'inverno, primo volume della tetralogia dell'Attraverso Specchi, quattro libri che hanno preso il mio cuore e l'hanno lasciato in poltiglia. Ed è così ancora 3 anni dopo. Ofelia vive ad anima. Un'arca, è così che si chiamano i pezzi del nuovo mondo scomposto, i cui abitanti sono in grado di trasmettere le loro emozioni agli oggetti che hanno intorno. Ofelia però non ha solo uno, ma ben 2 poteri singolari. Il primo le è concesso attraverso il tocco. Infatti, toccando un oggetto, è in grado di poter rivivere le emozioni che hanno vissuto i precedenti proprietari. Il secondo è essere una traversa specchi e quindi poter utilizzare gli specchi come portali. È proprio grazie a questi 2 poteri che viene data in sposa Thorn, l'intendente di un'altra arca. Prepara le valigie e saluta casa. Un posto verde e rigoglioso, ospitale e accogliente. Molto diverso dal polo. Oh, decisamente diverso dal polo. Quando parti, non hai mai veramente certezza di quello che troverai. Ma nulla poteva preparare Ofelia agli intrighi politici, agli inganni di corte, alle costanti minacce di morte, alla tortura e alla fatica. Ho pianto e sofferto a ogni tradimento, per ogni volta che la protagonista si è dovuta piegare ai meccanismi di una società che è basata sull'apparenza e non sull'animo. Si capisce che parlerei di Thorn e Ofelia all'infinito. Una volta chiuso il quarto libro, ho dovuto cercare un gruppo di lettura che potesse sostenermi nell'accettare il finale. Eroi così poco convenzionali, personaggi grigi che prima odi, poi ami, poi non capisci più niente. E io sto quasi pensando che sia il caso di riprendere i contatti con il gruppo. Sì. Sì.